Vedi? Mi ritrovo con la bicicletta aggiustata dal meccanico a gratis. Ovviamente vuole i quattrini, ma ancora lo dobbiamo pagare. Ormai è mesi che lo dobbiamo pagare per quella rottura dell'ape, che a babbo gli hanno rubato la benzina e l'olio, gli si è paccato il motore, ha dovuto metterlo nuovo. Poi non è l'ape 50, è il motore di quei motori grossi, di quei api col volante. Quello di mio padre c'ha il volante, è un 280 d'ape, quindi quei motori costano 1000 euro. Ancora lo deve pagare il meccanico, e ci ha fatto pure il lavoro del copertone nuovo qua. No, la camera d'aria, guarda. Il copertone è sempre lo stesso, solo che è consumato un bel po'. L'ultima volta che sono andato in bicicletta, c'avevo la ruota a buca, cioè sono arrivato alla stazione dell'Ureto, cosa che ci sto andando adesso, ci sto andando pure adè. Vado a trovare i miei cugini un attimo, perché sennò tocca andare su chi l'ha visto. Per esempio, specialmente a Luca, non si è fatto vedere mai. Te vuoi dire una volta, mi cugino, no, è lo zio di mio figlio, è lo zio, voglio dire, vieni a trovarlo, no, a tuo nipote, una volta, mai, ci fosse una volta che viene di sua spontanea volontà, mai. Io se lo dico, non lo fa col cuore, se lo dico vieni su, forse lo fa costretto, allora non lo dico, è meglio non dirlo, per vedere fino a che punto non ci viene. Proprio noi parenti non ne frega niente del nipote, niente proprio. Vabbè, io chiudo il monitor, sennò mi consuma troppa batteria. Guarda che roba, guarda. Tutte nuvole artificiali, guarda che strisce, oh. Oggi doveva essere pieno di sole, il sole pieno, nitido al massimo il tempo. Invece è pieno di scie chimiche, pieno zeppo. Apposta stanotte ho vomitato pure gli occhi. Stanotte io, perfino io, pure gli occhi, mi mancava gli occhi da vomitare e ho vomitato tutto, guarda. Ho riempito metà mastello di viledali per dallo straccio. Metà mastello per dallo straccio ho riempito, figurate tu. Guarda che macello su cielo oggi, oh. Che disastro. Cosa ci siamo ridotti, oh. Guarda un po' oggi. Oggi pomeriggio, siccome stanotte verso le 3:15 di mattina ho cominciato a vomitare, fino alle 5 di mattina ogni 20 minuti mi scappava una boccata di vomito. E allora ho riempito metà mastello di vileda, dallo straccio, metà mastello, pensa quanta rubaccia ho vomitato. Allora stamattina ho un attimo recuperato il sonno, dormendo di più. Ho dormito fino, mi sono dormito verso le 5 di mattina, fino alle 11 di mattina. Tutti orari sballati, perché tanto quando uno sta male, stai male, eh? Non è che stai bene, quando vomiti non stai bene. Allora mi ha toccato a recuperare stamattina. E eccomi qua, sono scappato oggi pomeriggio. Non ho mangiato niente, perché tanto ho preso solo Plasil. Ho preso con lo sciroppo lì, che ho preso pure stanotte dopo tutti cui le vomitate. E ho preso quello sciroppo che fa bene per lo stomaco, fa bene per la digestione, ti rimette un po' un attimo in assesto, eh? Con lo stomaco. Adesso voglio vedere come va giù sta bicicletta, giù per la discesa, guarda. L'ha aggiustata, vedi, ha messo la camera d'aria dentro nuova, però mi ha detto che sta gomma ha resistito bene all'attrito deformante dell'altra volta, perché c'avevo la gomma a terra, la camera d'aria buca, mi ha toccato a cambiare proprio la camera d'aria stessa, tutta completamente, perché dentro era spaccata. Tanto quando te ci cammini con la camera d'aria buca, e dopo a forza da camminarci l'attrito del cerchio la sbrega tutta la camera d'aria, mi ha toccato a cambiarla, però la gomma di quanto è buona l'ha lasciata sta. Vedi, la gomma è originale come quella di prima. Invece questa qua è proprio sbrigata al massimo, vedi? Guarda lì. Guarda che roba, va. Scappa fuori la camera d'aria qui. Però, oh, niente, non è, dai. Già è tanto che c'è sta gomma. Adesso voglio andare giù, va. Voglio andare giù. Finalmente oggi ho le gomme a posto. Se può dire, fino a un certo punto.
perché non è a posto così. Se scappa fuori la camera d'aria da quella davanti non è a posto. Però, come ripeto, come dico spesso, niente non è, allora a posto. Vado giù, vedi, manco spedalo per niente, guarda. Guarda un po' quanto vado giù veloce. C'ho il freno davanti, se casomai, se qualche dume traversa la strada da punto in bianco, casco giù come una peramizza, eh? Perché se il freno davanti è un rischio, ma è tutta una buca, è strano. Guarda che roba, oh, e nammi, è tutta una buca, tutto uno sbrego. Che peccato, che peccato. Queste strade. E dopo dovevo pagare i bolli per la manutenzione delle strade italiane. Oh. Il bollo della macchina, la manutenzione delle strade italiane. Guarda che roba. Tutte rotte, tutte buche. Buche contro buche. Una buca, dai, riola giù il mare, oh. Riola giù sotto. Vedi? Guarda che roba, le nuvole, oh. Pare un mare in il cielo, guarda. Oggi ha messo proprio il sole al massimo, doveva essere il cielo azzurro, doveva spiccare il sole, eh? Invece guarda che roba, tutta irradiazione dei rubacci. Che casino, guarda, oh, e na miseria, oh, che nubi artificiali chimiche che formano quelle onde, no? Quelle specie di onde che sembra un mare nel cielo. E a posto, vedi? Già so chi, l'altra volta ci ho messo un quarto d'ora per arrivare qui giù per la figuretta. Dopo te voglio vedere arrivare su sopra a fare la salita dopo. Vedi come scorre bene? Liscia come l'olio oggi la bicicletta, oh. Liscia come l'olio. Vabbè, io sento voglio andare a passare qua dietro qua, guarda, che non ci ho passato mai. Guarda un po', fammi un po' andare qui dietro qui. Fammi vedere, va. Con me le faccende, guarda un po' che marciapiede ciclabile qui, guarda che bello, che bel marciapiede, finalmente una roba fatta bene. Alà, col palazzo lì, mica ha comprato Nishu qui appartamenti, l'avrà comprato una persona in tutto. Nishu, chi le compra se case, chi le compra? C'è una parabolica, deve essere che solo uno ha comprato quella casa. Cosa so io? Un sacco di spese, appalti, controappalti, dopo rimane tutto lì, a posto, tutto abbandonato, è un peccato. Ciao signora. Adesso vado giù tutto qua, vedi, tranquillo con la bicicletta, così me consumo le calorie e può darsi pure che lo stomaco dopo me va meglio. Perché è inutile se uno sta male e sta vomitato pure i budelli di notte, a forza da stare dentro lì, dentro il letto, al caldo e tutto, te credi che te fa bene? Ma non fa bene, sa, non fa bene. Alla fine, sì, te cosi, te riguardi dentro casa, ma come fai a mandare via le rubacce nel corpo se non fai movimento? Guarda che roba, oh. Guarda che roba oggi, che macello, guarda lì che c'è sopra la testa nostra, oh. Oggi proprio un disastro dei disastri, che roba, vedi, due S pieno del sole oggi, vedi che delusio, che delusio, però a me alla fine non me ne frega, tanto mica è colpa mia. Te sei facendo, guarda un po', vedi, a forza da spedalare con la bicicletta, che ho spedalato poco, un bel po' fino adesso, però dopo te voglio vedere fino al giù il mare, spedalo, della pista ciclabile laggiù, a forza da spedalare consumo le calorie e consumo un sacco di energie, così mi viene la fame, lo stomaco si ripristina e così va tutto meglio. Apposta, adesso vado giù, guarda un po' tutta una buca, guarda, vedi? Tutta placche qui per terra, guarda, guarda che roba, che asfalto bello, e nammi se come va bene le faccende qui in Italia, come va bene, se te mi stai a guardare all'estero, te puoi ritenere un po' più migliore di qua, perché le strade all'estero è meglio, è mesi meglio, adesso non so dove stai, se stai in Cambogia non lo so se è meglio le strade, però chi è un macello proprio, guarda che roba, guarda, chi è poi un punto migliore, questo è un punto meglio,
E il punto meglio è questo, Dopo la ciò è pure peggio. Farò questo e poi seduto. E na miseria. Che posseduto. Eccolo, guarda che io, guarda che roba che io. Se non casco qui, non casco più. Oh, non sono cascato, ma io così, dai. Però non è detta mai l'ultima parola. Guarda qua. Guarda qua che disastro. Guarda che bei campi. Guarda, c'ho bella figuretta di Castelfidardo, vedi? Che bei campi. Guarda che albero qui. Chi era pieno d'alberi, l'hanno elevati quasi tutti. Perché quando succedeva che c'era fratello vento, andava giù tutto i rami, allora la gente dà fastidio che faccio i rami, mette in pericolo la gente, guarda un po', guarda che roba che io per poco cascavo. Allora l'hanno tagliati tutti. Io mi ricordo nel 1997, una mattina, andavo giù tutto a piedi di corsa per andare a faticare giù la fabbrica, tu faticavo. Ma lì, siccome qui era pieno d'alberi, non era come così, era tipo una foresta, a destra e a sinistra era pieno d'alberi, pieno zeppo. Allora, mentre andavo giù, ho visto un gufo alto quanto quella persona che veniva su. Un gufo alto più o meno un metro e qualcosa, ma era enorme. E non mi sa che esperienza che ci ho avuto. Un pezzo di gufo in mezzo alla strada, tanto alle 5 e tre quarti di mattina io facevo i turni quella volta. Era un po' come tagliare le zeppe dei cosuli, tagliare le zeppe dei rami lì, nella vigna, ripulisce nella vigna. Guarda qua che macello che io, chi se mi sbicia una rota vado a finire tutto il fosso. Poi un'altra volta invece, nel 2005, mi ricordo che ancora faticavo con la fabbrica, venivo giù con la macchina. Era tardi, venivo giù un po' veloci, c'era una Volvo trabaltata a mezza su fosso. Perché chi in strada quella volta era più stretta, adesso l'hanno allargata con questa rotatoria. Prima andava giù fino a là, riala giù due segnali stradali blu, che c'era le querce, c'era 3-4 querce grosse un bel po'. E l'inte con le querce erano le case di tanti volatili. E una volta che hanno tolto quelle querce lì, i volatili se ne sono andati, erano proprio spaesati, andavano di qua, di là, di su, di giù, in cerca di un luogo dove abitare, una nuova abitazione, non sapevano manco loro dove andare. Io mi ricordo quei pori uccelletti, erano proprio spaesati purini, perché l'uomo non fa altro che disboscare e dopo si ritrova senza ossigeno, sa tutta questa rubaccia ante il cielo, e dopo va a finire male, sempre peggio. Senti che puzza di camì qua, oh, guarda un po' un pozzo, guarda un po' un pozzo. Adesso qui la zona industriale dell'acqua viva, di Castelfidardo. A me questo posto qui non mi ha mai piaciuto, non mi ha mai piaciuto proprio, guarda. Tutte fabbriche, tutti capannò, in cui l'uomo dentro si capannò bestemmia in continuazione il Padre Eterno. I padrò specialmente, per fare più affari bestemmine a Dio, e dopo, senti che puzza, oh. Che puzza, guarda, chi tutto chiuso, fallito, vedi? Affittasi, c'è una fa... Guarda, oh, c'è quella macchina là, la Chrysler abbandonata, bucata. C'è tanta gente che ha le macchine e le lascia all'uscita abbandonate. Invece da condividere la macchina, da regalarla a quelli che c'ha bisogno, che vanno in giro come me, così, in bicicletta o a piedi, che è sempre dal meccanico, la mia, la tiene lì a marcì. Macchine migliori della mia... Le tiene lì a marcì invece da darle a chi è che c'ha bisogno. Da regalarle. Se deve regalare le macchine se uno non le usa, oh. Se uno non usa le macchine, per esempio se te c'hai un vecchietto, un nonno, una nonna che è morta e decessi perché era raggiunta l'ora di loro, che c'hanno dei mezzi buoni, dimmelo a meno, dimmelo a me, dammelo a me il mezzo del vecchio o della vecchia. Pusta che te lo devi tenere lì a marcì, possibile mai? Sempre così, sa gente, sempre così. Più uno c'ha e più si tiene per se stesso nell'egoismo personale e lo fa marcì con la determinata cosa. È un peccato, è meglio condividerla, sarebbe meglio condividerla a quelli che non ce l'hanno le faccende. Guarda un po' un mertro, vedi? Con la ruota a posto si viaggia meglio, con la bicicletta.
Vedi, guarda là, c'è i tacchini, c'è i galli, c'è le galline. Là dietro là col pollaio, guarda che bel tacchino là, e mi sa che spettacolo. Sta casa qui è antichissima, guarda che roba. C'è il pollaio là dietro, chi ci vende i fuochi d'artificio per Capodanno. Qua c'è i cavalli, c'è il bed breakfast. Vedi, guarda che cavalli. Pove Gigi. Guarda lì, tutti zozzi, guarda che macello. Tanto tutta melma per terra, si sporca. Te guarda che roba al cielo. Vai, portami via, va. Me voleva portare via, anzi, ha mantenuto le distanze, dai. Qui c'è il magazzino delle curiere. Vedi? Quella è pronta per la valla. Guarda le zozza lì. Ecco qua. Ciao, ciao. Vedi? Quel nonnetto pia la legna. Qua c'ha le motorelle, per esempio, guarda. Guarda le motorelle che c'ha lì, oh. Guarda, perché quelle lì, col feraccio lì delle motorelle, non era meglio a darle a chi è che c'ha bisogno del motorì, a qualche italiano che c'ha bisogno da spostarsi con un motorì vecchio da mette d'epoca. Quelle poteva andare bene, invece no, se le tiene il padrone, a costo da farle marci, se le tiene. Tanto è fatta così la gente che c'ha i quadri, oh. È fatta così. Guarda che roba su. Io mi va gli occhi sempre in tel cielo, purtroppo, perché... no, purtroppo. Per fortuna. Oh, qua cosa hanno fatto? Hanno tagliato gli alberi, chi? Hanno bruciato, hanno fatto un fuoco. Guarda la mondezza per terra, chi? Chi c'è un bosco? Questi sono alberi che due ne vende, però il vivaio è fallito e non hanno venduto più niente. C'era le palme, vedi? Due ne vende tutto, però non hanno venduto più niente. Gli alberi è cresciuti a dismisura, c'è diventato un bosco. C'è venuto un bosco. Beh, un ferro da stiro, guarda. Il liquido, porta il liquido col camion. Oh, già sto a sudare, mi suda la testa, sta scuffietta di mamma. De mia madre terrena. Qua giù per chi? C'è un fosso. C'è un fosso, vedi in dove trovo, adè. Chi su benzinaro mi ricorda sempre dei ricordi antichi, vecchi. Che le prime volte quando era stato aperto su benzinaro nuovo ci ho fatto fa gasolio a una persona che mi ricorderò sempre, che tocca andare su chi l'ha visto adesso. Guarda un po' che nidi lassù grossi, come avranno fatto si uccelloni, oh, questi volatili enormi a fa quei nidi lì altissimi, guarda che roba, oh. Hanno portato tutti i rametti, l'hanno incastrati tra di loro, sa un po' di melma, terra e fango. L'hanno impastato, ci hanno fatto i nidi, pensa un po', si volatili, quant'è intelligenti, chi? Quanto ingegno gli ha donato Dio a ogni essere vivente, pensa, anche i volatili. Galline, vedi, là c'è le galline, pieno, Là vendene le galline, vendene gli ovi. Invece quella vecchia casa là, c'era un'agenzia d'assicurazione. De 100 anni fa ci si assicurava lì, le prime assicurazioni in assoluto che c'erano, tra cui una casa, quella lì, ci sono andato 1000 volte lì dentro, però lì c'è una polvere che te se magna, fa male pure a sentire tutta quella polvere. Guarda che macello, adè, impraticabile, tutti spi. Adè fra poco c'è il ponte del fiume Musone, che ormai il fiume Musone, e il giorno memorabile è stato il 6 febbraio, il 6 ha rotto gli argini il fiume Musone, dopo 3-4 ore già era piccolo, e adesso non c'è più niente perché ha piovuto 3 ore di notte e basta, adesso non c'è più niente, però niente non è, guarda l'acqua ancora, guarda l'acqua, guarda che roba, oh. Vedi là, tutta la rubaccia là, del lato del fiume, e il fiume si è ingrossato, la rubaccia è andata a finire dai lati. Due che ha rotto gli argini, ma gli argini adesso tutti sporchi di rubaccia che l'acqua ha portato giù e che l'uomo ha sporcato tutto prima. Tanto non fa altro che tappa tutto, l'uomo è ingrato contro l'ambiente, l'ecosistema, e dopo succede i casini. Guarda un po' cosa ha messo Mesu oggi. Guarda, porto il giacchettino, il mio equipaggiamento, guarda, la scuffia di mia madre. È il giacchettino del buonanima de Bruno, e sotto qui c'ho
di cui ragazzi di Roma le scarpe di babbo. Dopo c'ho la striscia di cui ragazzi di Roma catarin frangente per farmi vedere di notte, perché qui non c'è una luce, non c'è un fanale, niente. Sta bicicletta, vedi, mi è stata regalata da mio nipote del secondo grado, mi è stata regalata sta bicicletta. Guarda, c'ho la striscia catarin frangente, vedi, di notte, perché dopo se mi si fa notte almeno mi vede ne qualche tu. L'ho messa a sinistra, ante la gamba sinistra, almeno mi vede ne. Guarda un po' che c'è scritto lì: inquilini garantiti per le vostre case, vedi? Inquilini garantiti, non li trovi più la gente che c'ha un contratto indeterminato. È difficile incontrarla, a trovarla. Cosa si vende più, cosa si affitta più oggi? Quelle catapecchie là che fanno schifo, pare grosse quanto un diavolo, vai dentro, manco c'è bocchi. Tutti i curnicchi satanici, dove si biastima dalla mattina alla sera, notte e giorno. Le case diventate una bestemmia continua. Tutto contro il creatore, oh. Che schifo, che uomo di merda che è diventato. Che uomo. Chi è? Una curiera? Ah sì, oh, ho fermato una curiera, cos'è? Speriamo che passa. Eccola, ante che turbo. Che turbina. Ah, non l'hanno lavata allora, era quella ferma là ante il magazzino delle curiere. Ora le zozza, oh. Quella chissà di quant'è che viaggia, quanti chilometri avrà fatto? 3-4 milioni di chilometri quella. Questo è curiere che motori che pare eterni, però niente è eterno e perpetuo. Solo l'amore. Solo Dio è eterno. Parla l'aratro antico, un cariolo. Adè, vado su chi? Vado. Guarda un po' le videocamere lì. Non passate nessuno, dai che passo io. Eccola va, se ferma, sì. A posto. Ecco. Adè qua c'è la vecchia fattoria. Dal baffo, vecchia fattoria, ristorante, vedi? Questa è 100 anni che c'è, sta su ristorante chi. 100 anni, c'è venuto sta zio mammo chi, sta il mammo. Oggi la borsa del mammo non ce l'ho, perché sennò mi impicciava ante sta bicicletta. Dove me la mettevo qui, guarda. Vedi come vo? Siccome dopo domani compio di 37 anni, oggi ho ricevuto un pacco con due felpe e poi un rosario rosso, che dopo te fa vedere quando prego il rosario, un rosario rosso e due preghiere belle, molto belle, e una lettera molto bella che te la farò vedere in un'altra produzione video, che l'ho ricevuta da parte di Riccardo e ringrazio tanto. Con affetto, con stima e affetto. Guarda un po', guarda che roba, oh. Loreto, il santuario mariano di Loreto, con il campo dei ulivi, con l'uliveto. Guarda che mascello dei rubacci, oh. Qui ci ho fatto il video quella volta che ero in bicicletta, guarda là, oh. C'è una discarica. C'è una discarica là, perché la gente ingrata che biastima scappa fuori dalle fabbriche, tira giù il finestrino e butta tutto là, guarda. Guarda che roba, bottiglie, controbottiglie, tutto, tutto e di più, imballaggi di ogni genere, guarda. Guarda che roba, poro campo, povera terra, guarda chi di tutto e di più c'è, oh. Però ovviamente te non riesci a vedere niente, perché il tempo è troppo scarso per fatte vedere bene le cose. Duria Calaggio ha fatte vedere, però siccome non me ne va, guarda là, là. Guarda là che roba, siccome non me ne va a Calaggio, adè giro qua per Villa Berghigna, e non mi sai come sudo, sto a sudare, adè mi giro la stazione di Loreto. Guarda un po', dove che abitava mio cugino Luca una volta, fino ai primi anni 90, fino al 99 ha abitato qua. Poi dalla morte di nonno e dalla morte del ziolino è andato a abitare da un'altra parte, sempre alla stazione di Loreto. Villa Berghigna, sta traversa qui non c'era due su traliccio, e il traliccio sì c'era, però la traversa qui c'è stata fatta dopo. Io un tempo, quando ero ragazzino, tutto contento col motorino, ci fa pure rima, col ciao a presa diretta, da un gioco qua, da un gioco tutto,
questa strada qua c'era solo questa de traversa, oltre quella dopo. C'era solo questa come prima traversa per Villa Berghigna, no? Guarda, andavo oltre qua, giravo qui, guarda un po', la Madonnina lì, l'edicola. Guarda, giravo qui, sal muturì, sal trattorino, a presa diretta, al ciao, Piaggio. Oh, un altro posseduto? E guarda un po', guarda, guarda dove abitava Luca una volta. Mi cugino Luca, che tocca andare su chi l'ha visto, guarda che delusione, che peccato. È arrivato a 40 anni, io 37, non mi viene più a trovare se non ci vieno io. Guarda, questa era la casa della nonna di mio cugino Luca, vedi? Adesso è stata divisa, vedi, c'è la divisione, però una volta era tutta aperta. Sì, io c'aveva le galline lì dietro, tutta quel caso era sua. E Jonathan abitava qui, in questa casa qui. È stata restaurata questa casa qui, però faccio tutto. Vedi, dietro là, mio cugino Jonathan e zio Lino, praticamente zio Leandro, stavano vicini di casa. Luca e Jonathan stavano nei vicini. Adesso non è che siano tanto lontani, non è che è cambiata tanto la situazione. Si è spostati solo di casa e basta. Adesso eccola qua, la stazione dell'Ureto. La stazione dell'Ureto. Fa un po' vedere chi il barre, che chi non c'era, la pizzeria barre, controbarre. Tutti barre, guarda. Tutti barre. Vedi, ragazzi, cellulare, sigarette, droga, trombaggio. È fatta finita. Queste le donne di oggi. Il trombaggio, l'egoismo, cellulare, fumo, sigarette, droga, imbriagamenti. Eccola, la gioventù di oggi. Fa un po' vedere. Ristorante, questo anni 80. Allora. Adesso fa un po' vedere chi? Chi? I defunti, vedi? I defunti. Qua mi cugino chissà cosa fa. Arazia, o le tende anni 80 tiene onte quella casa. Le tende anni 80 per quel terrazzo. Adesso vado a vedere se c'è Luca là. Mi cugino adesso starà a dormire, starà a riposare. Vedi, tutto chiuso lassù. Le serande tutte chiuse, starà a riposare lui e zia. Vado un attimo là dove che c'è Luca. Vado a vedere come con me le faccende, come sta. Dopo vado giù verso il mare a recitare l'arma contro i demoni, il rosario. Quello lì che mi ha regalato Riccardo, che lo ringrazio. Oh, c'è nessuno, no? A posto, suona la campana del morto. Ecco. Adesso vado giù qua, questa strada qui che prima mica c'era questa strada qui. Chi era tutto campo, greppo e tutto. Dopo è nato questi palazzi qui che fanno schifo. Tutti pieni, guarda, pare chissà quanto grosse queste case. Bocchi dentro non scappi fuori più di quante stretti. Queste case piene d'umidità, parene tanto belle, nuove, tutti cornicchi, tutte bestemmie in continuazione, in pregazione. Un macello, guarda. Le classiche case che c'è se ammazza. Guarda lì che roba, tutti alveari, bocchi di là, dopo di quell'altro, il vicino di casa, le bestemmie se non pappa, dopo la divisione proprio tutt'una. Non c'è più quell'amore, la condivisione. E adesso tutti i cancelli, cancelletti, guarda, oh, le porte e finestre, porte, porticine, cancellini, cancelletti, cancelloni, tutti chiusi dentro come i ricci, come i criceti. Campene di notte le gente, di giorno bestemmiene, di notte campene, e vanno nelle sette sataniche. Pensa che roba, oh, che macello. Cos'è? Oh, qua c'è qua? Qua c'è? C'è un ritrovo dei bambini, per i bambini. Guarda un po', bello questo, per i cagnolini, forse un campo per i cani, cosa sai? Un ritrovo per i capi, i cavalli, guarda lì, bello, eh? Guarda un po' che innovazione, che inventiva, è una bella inventiva questa. Il mio cugino abita là, vedi, tutto aperto, adesso voglio andare a vedere come stava. Non si è fatto vedere mai, io. Al nipote non è venuto mai a trovarlo, che peccato. Adesso stacco perché non puoi vedere la casa, perché già ci sono andati 3-4 volte le squadre dei ladri là. Dopo roba che ci vieni te che mi stai a guardare, cosa so io? Oh, eccomi che io sono stato fino adesso da zia. Adesso è un freddo della miseria, Luca era dentro casa e c'è lo scuolabus che porta i figli a casa, vedi? Il Mercedes. Adesso io sto andando giù per il mare e sono
Sono stato un'ora e mezza e buona lì da Luca, perché è tanto tempo che non lo vedevo a mio cugino. Ha detto che lui rimane sempre dentro casa, perché tanto non avendo un lavoro, non guadagnando niente, purtroppo il padrone l'ha mandato via per insubordinazione. Hanno trovato una scusa pure per lui, per mandarlo via, perché costava troppo. Non avendo lavoro, purtroppo, eppure è un ragioniere, te pensa, è un ragioniere mio cugino. E quindi l'hanno mandato via, il padronaccio l'ha mandato via, l'ha licenziato per disubordinazione. Te pensa che roba. Perché ha visto i video su YouTube che qualcuno, qualche imbastardito che vede le mie produzioni, ha messo i DVD che propagammi alla gente, noi, delle registrazioni che lui magnava, e allora il padrone l'ha licenziato per questo. Te pensa che roba, te pensa che roba. Quindi è colpa mia se è stato licenziato. Cioè è colpa del padrone, però alla fine è colpa mia, perché io ho propagato i DVD alla gente, la gente l'ha messi su canali falsi. Però alla fine mica l'ho detto io alla gente da metterli in internet nei canali falsi. Alla fine non è per dire che non è colpa mia, però io alla fine non ce l'ho messo in internet quei pezzi spezzoni che ci avevano messo la gente sui canali falsi una volta, quando c'era tutte modifiche dei video che denigratori, sputtanatori. Povero mio cugino. Purtroppo il padrone l'ha preso sott'occhio quando ha visto quei video che hanno fatto vedere la gente, che io non l'ho messo mai online. Io non l'ho messo mai online quei video lì che c'era, che ha visto il padrone, quei spezzoni che magnava un bel po' cucino, mio cugino, che è de bocca buona, magna tanto, magna, c'ha appetito, meglio cucino. Guardala che roba, oh, che strisce, e nammi, se vedi? Queste le perturbazioni chimiche, guarda che roba, guarda che schifo, guarda. Invece adesso c'è il sole che spacca le pietre. Ma c'è il sole, dopo Arfano un'altra volta sta lupaccia qua per imbambirci le menti, le ghiandole pineali, sta gente. E quindi mio cugino è stato mandato via perché il padrone ha visto quei video lì. Te pensa tu che roba, che schifo, guarda, che schifo del padrone, che padronacci. Te pensa, invece, voglio dire, lui non faceva niente di male, mangiava solo un divito, basta. Invece c'è certa gente che bestemmia come i dannati, i padroni contenti se fanno i video che bestemmiano il creatore. I padroni contenti e gli danno pure un aumento di busta paga. Tanto tutti d'accordo, Saki, tutti d'accordo per fare del male, per compiere sempre gesti dispregiativi e parole cattive e bestemmie in continuazione. Eh? Che puzza de camino, che puzza de camino. Vedi l'ape là, la casa di campagna, ora l'è bella. Però io sono fatto male, sono sbagliato, no? Sono un macello e tutto, di quello che ti pare. Però sono fatto bene in un lato, tu sai cosa, quale lato? Che non sono invidioso di nessuno. Io non invidio nessuno. Manco chi è che c'ha una casa di campagna, perché tanto non se la porta nella casa da morto la casa di campagna. Guarda un po' la chiesola. La chiesola, chi? Quindi non invidio nessuno. Mi piacerebbe, cosa c'entra invece una casa di campagna, guarda, col gallo Valle Spluga e le galline. Mi piacerebbe un bel po'. Un cagnolino, un lupetto, guarda, guarda le bello. Vedi, non dà manco disturbo col cane. Se c'è i ladri, gli va oltre e li moccica, tutto lì. Non paia neanche. A me piacerebbe, ti dico, no? Avere la casa di campagna, la terra, il terreno, le galline. Però se non posso, cosa ci posso fare? Non posso fare niente. Non invidio chi è che ce l'ha. Guarda là, oh, che roba!
Vabbè, io fammi arrivare sul mare. Fammi arrivare sul mare. Così inizio la preghiera. Faccio una merendina, speriamo che riesco a digerire queste banane che mi sono portato da casa. Parla l'uretu, va. Parla l'uretu. Oggi in questa giornata tetra, molto buona. Questa roba. Proprio schifo sto porchi. Si porchi delle sette sataniche stanno a fare un macello e del cielo. Come faremo davanti a 5 soldi? Adesso se fa un po' più faticosa la strada, chissà ormai, sto in pianura un po'. Sto in pianura, sto a tribulà con me. Oh. Sento tutti gli anni che ho. Ho 37 anni quasi, fra 2 giorni. Quando vedi su video qui, anche se non te può fregare meno, ho 37 anni. Quando mi pare strano, e non mi siete cervello, sono maso a 5 anni. Però almeno io lo ammetto. Io lo ammetto. Invece fisicamente ho un corpo cadavere ambulante. Veramente sono finito. Adesso vado là per la pista ciclabile, guarda. Un nonnetto è morto lì, eterno, dai che eri primo, e na miseria quanto cammina, un nonnetto è decesso lì in te col greppo, l'eterno riposo dona loro signore, splende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen, visto quelli mi ha salutato, adesso storneranno questi come minimo, cosa vorranno? Col nonnetto puretto doveva andare a morire proprio per forza ante col fosso puraccio, quelli o se stornene tirassero dritti chi ne vada di scorre adesso chi la pista ciclabile che lì invece va giù bene, va giù bene, chi va, guarda un po', guarda che disastro, che porcheria. E na miseria, pustà che non se, non se rende conto più nisciuto sta rubaccia ante il cielo. Solo io, cos'è mi rendo conto solo io? Porca miseria, guarda che roba. Tutto qui, pare tutte ovatti, tutti i cotonfiocchi. Che macello. Che zozzi. Adesso fa una foto, va. Fa una fotografia. Dai che eri primo. Quello ria primo sicuro, da per lui. Adesso io vado sul mare, io. Ecco, al parto, ho fatto la fotografia, chi a su cielo. Guarda che roba. E nammi sei oggi quanti esperimenti. Dopo stiamo male tutti quanti, dopo c'è il vomito di notte, vomito 3-4 ore. Pensa un po', apposta stiamo male. Si diavolacci chi che fanno se rubacci, guarda che roba. Oh, chi se viaggia bene, se viaggia bene questa pista ciclabile, però sta a frana tutto, vedi, sta andando per laterale, verso sinistra, sta a cascaggio per il fosso questa strada, se storce tanto col passare del tempo tutto tende all'usura, però vado giù bene, dai, sto pure bene. Sto meglio, sto. Dopo voglio vedere quando mangio le banane, voglio vedere come va le faccende. Come mi va il randazzo di sa pancia lì, di suo stomaco. Vomiterò un'altra volta stanotte. Te saresti contento e contento, non dormo di notte, manco chiudo un occhio. Domani non mi frega, mi sveglio alle 7 di mattina. Adesso ormai mi sveglio sempre presto la mattina, in modo che vado a lutare Gesù presto. Presto. De buon'ora mi sveglio. Lodo e ringrazio Dio, sempre. Non posso fare sempre così tardi alla mattina, dopo mezza giornata già finisce lì, per sta male di notte. Come si fa però? Guarda che roba. Mamma mia che roba, mamma tua come siamo mesti. Oh, una uno anni 90, anni 80-90, va.
Adendo un rivo. Du ad arrivaggio il mare io, chissà. Vado alla sbocca. Laggiù la sbocca, però sta scuffia dopo mi si inchiappettene con la gente laggiù. È meglio che non me faccio vedere. Adè, arrivo te con la spiaggia lì, vicino al brigantino, oppure lì l'ex capanna. Tu c'era quello che per poco mi menava un giorno. Vado lì, vado lì. Guarda un po'. Hotel e ristorante. Dopo Villa Claudia lì. Residence. Tutto chiuso, tanto il periodo invernale è tutto chiuso. Guarda un po' che esperienza oggi, in bicicletta, per svuotarmi l'organismo dalle tossine pericolose, dalle impurità. Sto facendo esercizio, palestra. Dopo a casa c'ho quello strumento che mi ha prestato zia Mimmi per fare palestra. Vediamo un po' che sarebbe lo sci di fondo, quello a fare come se facessi lo sci di fondo. Dopo quando vado a casa lo fo mezz'ora, così proprio mi toglio tutte le calorie possibili e le schifezze che ho nel corpo. Però prima mi libero dai spiriti maligni con il rosario, l'arma contro i demoni. Senti che profumo di terra tagliata, ah, che profumo degli anni 80 chi, mezza sta rubaccia per terra, va. Quando tagli nell'erba però c'è durine e pulì la gente, solo che dopo altre persone ingrate passene con le macchine, tirene giù un finestrì, buttene di tutto e di più in mezzo alla strada oppure in mezzo al campo. Che peccato. Allora, siccome io non fatico per niente per andare giù, sicuramente questo è un po' dipendenza verso il mare. Dopo penda su, te voglio vedere Matteo, penda su come farai, non lo so io, però la faremo dai in qualche modo, la farò in qualche modo dai, la faranno i nostri eroi. Io con l'angelo custode mio gliela faremo andare su casa. Ma un po' te col greppo c'è uno stagno, l'acqua stagnante. Quello è segno, quell'acqua lì è segno che ha accusato. Ha piovuto 3 ore di notte, da settembre del 2014. Ha piovuto l'altro di ieri, 2 ore, 3 ore di notte, e l'acqua insomma non ha assorbita i campi, è rimasta lì stagnante, perché i campi dopo un po' la terra si secca talmente tanto, si indurisce, che dopo non assorbe più il terreno l'acqua, a meno che non piove ininterrottamente per 3-4 giorni, invece per 3 ore non la fa assorbirla, purtroppo. Guarda un po'. L'hotel Brigantino. È passata la polizia che mi ha visto, mi ha guardato. Tanto io non c'ho manco la macchina, non c'ho il mezzo, non c'ho niente. Ecco, il mare oggi è calmo, è una tavola. Ieri era più mosso, mi pare. Guarda un po'. Mi pare che oggi è calmo il mare, vedi? Si è calmato tutto. Ci manca poco. Proprio il giorno prima un macello, il giorno dopo proprio tutto calmo, tutto tranquillo, una calma apparente. Invece, cosa vuoi fare? Ristorante bar, Lido Sabbia d'Oro, chi? Vedi? Qui stanno a costruire. Adesso io voglio vedere come fonda ciò che farò qui adesso. E la fo per poco mi scavo per terra. Se casette chissà cos'è. Cosa sarà? Ecco ragazzi.
Guarda lì che roba al fiume, cosa ha trasportato. E na miseria. Le canne contro canne per terra. Chi guarda un po', aurora boreale. Fammo vedere chi in mezzo. Fammo vedere chi c'è chi. Chi se magna di notte i pesci. Alla sera se magna la cena del pesce. Tutto rugginito, va. Chi è neo? Ciao, ciao. Salutato quel ragazzo. Guarda che macello chi per terra, oh. Tutti i rifiuti. Ecco. Ma ne salutato quei ragazzi che fanno i muratori. Adesso vado giù qua, va. Oh, chi non l'ho visto mai? Noam. Ma un po'? Che balneare prefabbricato lì. È bello, eh. C'è pure l'impianto di sorveglianza. È bello, bello. È bello, speriamo che balla, gli balla al titolare. Che fai affari? Chi? Caio Coco, chi? Cos'è, tutto abbandonato qui? Con me, come va le faccende qui? Mi ricordo il mammo qui, il zio mammo, quando faceva il parcheggiatore qui al Caio Coco. C'aveva il marsupio, il cappello e poi c'era un ombrellone, quegli ombrelloni là. Vedi? Naturale, un ombrellone naturale di canne. Guarda un po' i sacchi di sabbia qui, per coprire, per quando c'è il mare mosso. Guarda un po' cosa ha tirato su il mare, oh. Che macello qui, è un macello, il fiume ha fatto un macello. Adesso vado verso la sbocca del fiume Musò, un po' oltre, perché lì non mi conviene andarci, come ti ripeto, sassa scuffia, due che vuoi. Oppure vado dietro qua, guarda quella mura! Ha appaccato tutto chi? E na miseria! Tutto rotto, un tezzo sapore a casa chi? Questa pure abbandonata, eh! Guarda un po' la casa di cosa so, pare bruciata sta casa, guarda lì! Oh. Questa è la casa della strega di Hansel Gretel. Quante storie! In questa vita passeggera! Questa vita è. È un attimo, è un lampo, passa in un attimo, è un batter d'occhio proprio, non dura niente. Te l'ho detto, no? Te dico, te ripeto, sono arrivato quasi a 40 anni, manco mi sono accorto. Guarda che il mare in due è arrivato, oh. È arrivato, oh, è venuto su tutto qua, e na miseria, quello là può fare, guarda lì che macello dei canne qua, che è pieno, eh. Qui il trattore ha trasportato perché stanno a pulire la spiaggia. E na miseria, fammi vedere, oh, la roba che ha trasportato il fiume Musone, vedi? Tutti legni contro legni, perché là c'è la sbocca. Stanno a ripulire. Adesso vado oltre verso la sbocca. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao. A posto, allora, adesso vado verso la sbocca. Oltrepasso la sbocca e mi fermo un attimo a proteggermi contro i spiriti maligni. Guarda un po' che roba, guarda lì che roba, da chi si vede meglio, si vede meglio le strisce. E na miseo oggi quante ce n'è, un'irradiazione totale, oh. Per chi è che non ci crede, ci deve credere per forza, è evidente, guarda che roba, più evidente del cuscino, non lo so come se deve ne far vedere. Come te devo far vedere le faccende io a te? Più evidente del cuscino, non si sa. Guarda lì. Guarda tu. E na miseria. A posto. Vado alla sbocca, vado. Guarda, Hotel Cucini. Vedi che cartello pubblicitario grande? A me mi piacerebbe, se uno può, a farmi la pubblicità a me, del canale mia. YouTube, io mai ho visto i cartelli pubblicitari di un canale di YouTube, mi piacerebbe vederlo una volta per tutte, chissà se riesco a vedere una volta per tutte il canale in pubblicità in un cartellone come quello là, visto quella ragazza lì, corre per ripristinare il suo corpo. Qua invece giocane a cosoli, giocane a ping pong, a golf, vedi il golf?
i laghetti, il golf e i village. C'è chi è appassionati dei golf, fanno i golf. Ah, è fatica, oh, è fatica a fare, è fatica a spedalare. Però ho voluto la bicicletta, adesso spedalo, eh? Guarda un po' il fiume Musoki, si è scatenato 3-4 giorni fa ed è tutto fermo, guarda, tutto tappato laggiù, guarda, non c'è più lo sbocco. Guarda lì, prova giù, va giù, eh? E na miseria. Guarda che cielo! Va giù tutto lo stesso! Il fiume va giù tutto! A me mi gusterebbe andare lì, sa un qualcosa, sa una canoa, un gommo. L'ultima volta che ci sono andato lì intorno col fiume, nel 2012, sa quella donna lì, sono andato oltre tutto fino a molto, molto in là, Adesso qui vado oltre là, qui c'è la sbocca, vedi? Qui c'è gli uomini che si fanno inchiappettà e trapanene. E io invece vado verso qua. Qui è un posto. Qui è un posto naturale rimasto come una volta. Come un tempo. Arriverò verso il porto. Fa un po' quell'uomo. Questo c'ha più forza di me, è evidente. Anche se forse c'ha più età di me, però c'ha più forza. Perché c'ha la bicicletta prima di tutti, con la sella più alta, professionale da corsa. Secondo, non tiene la videocamera in la mano. Guarda là, ho tutto pieno d'acqua là. Oh, un po' dell'acqua qua. Tutta una steppa là, cioè, oh, tutto allagato. E una miseria. Secondo, come ti ripeto prima, come ho detto prima, non tiene una videocamera in la mano. Io sì. Oh, se invece vado su tutto qua e vado a casa da qua, passo qua, passo io. Sì, oh, mi conviene, va, che se sta fa notte, dopo chissà quando trovo il modo d'andare a casa prima che messe fa notte. Faccio la scorcia qua, la scorciatoia. Qui c'è i camping. Qui c'è il campeggio d'estate. Tante tempesta qua, oh. Che puzza qua. C'è campe nessa gente lì in questa casa. Sa gente ci campa. Qua c'è il campeggio. Fa un po' vedere dove sta. Dopo là bisogna che me la faccio a piedi, col pezzo là. E na miseria quanto devo spedalare oggi, Tanto me l'ho voluta, c'è poco da fa. Allora, dove posso andare a recitare il rosario e a fare una merenda? Che ora ho fatto? Che ora ho fatto? Fa un po' delle 4:17. Se fa notte alle 5, bisogna che mi do una mossa pure. Perché sennò non mi si vede più niente. Eccolo, 4 stelle, oh. Il camping col camper 4 stelle, guarda. Vedi, informiamo i gentili ospiti che il cancello rimarrà chiuso, vedi, camping village, vedi, il villaggio a 4 stelle, la miseria, c'è le villette, mangi, dormi e bevi, c'è anche il coso lì, è un campetto sportivo, qua c'è tutte villette a schiera, guarda un po' le belle, anzi dai. E beh, fino a un certo punto, a me non mi piace. Non mi piace le persiane, non mi piace i colori. Non mi piace niente, dice a me. Non mi piace. Il matto sì è bello, però a me piace più quello rustico. Il matto rustico scuro. Color merda mi piace. Invece questi è un po' bianco, biancastro. Le finestre tutte marroni, color merda. Non lo so, è meglio il matto color merda che le finestre. Vedi tutti i cornicchi piccoli interni. Qua hanno rinnovato, su campo era spoglio, non c'era le case una volta, oh. Non c'era le case. Era un campo due piscine, c'è le molle, cucci capisci. Adesso vado su qui
vado su chi, io pure non mi sono portato manco una goccia d'acqua, adesso magno asciutto, però niente, non è la banana, contiene anche dei liquidi all'interno, mi rifarò con quei liquidi lì anche se sono insufficienti. Adè vado giù qua, va, mezzo a ste spescolle chi, che con la macchina ogni volta scappo fuori con la macchina tutta zozza. Guarda che macello, che impraticabile, è impraticabile. Chissà se cascherò dentro sta pozza io. Cascherò dentro sta pozza? Guarda lì che macello chi, quant'acqua che c'è. Eccomi, non devo calare giù, non devo calare giù, sennò mi sporco le scarpe. Oh, guarda lì che pescolli, e na miseria. Oh, e na miseria, guarda l'acqua, oh. Chi, c'è rimasto tutto stagno d'acqua. No, mi sono bullato tutto. Mi sono mullato tutte le scarpe, guarda. Un macello mi sono fatto. Vabbè, passo lateralmente, Yuki. Passo lateralmente. Un macello mi sono fatto. Dai! Dai, la fo! Adesso qua? Qua è impossibile. Guarda che pozza! Chi c'è le montagne russe, oh? E nammise! Come farò, oh? Chi cos'è? Un traliccio? È andato giù tutto, è andato giù. De legno. Mi sono spurcato tutte queste scarpe. Adesso devo passare laterale, chi? Non c'è niente da fare. Questo è uno stagno. Si è stagnata chi l'acqua, come ti ho detto. Come ti ho detto prima. Adesso chi? Non c'è niente da fare, devo calare giù. Devo calare giù, me devo spurcare per forza qui, non c'è un cavolo da fare. Guarda un po', l'acqua defluisce, va giù tutto qui, no, non va giù più niente, vedi, ha defluito, uno stagno. Guarda sta porra bicicletta, in due che vado mi sporco dappertutto. E la fuochi? Sì. Chi dai? No! No! M'infogno! M'infogno sempre di più. Guarda che roba! C'è un cingolo di due cingoli del trattore, oh! Hanno cambiato i cingoli del trattore, l'hanno lasciati chi? A sculonte la terra! Che peccato! Si porchi, cosa hanno fatto a sta terra? A suo ecosistema proprio non gli vuole ben nessuno. Non c'è niente da fa. Non gli vuole ben nessuno. A sta terra, su poro pianeta. E na miseo. Povero pianeta. Arandumer trovo? Mezzo un bosco, mezzo una foresta lì. Ho visto qualcosa, oh, mezzo a su bosco. Andavo oltre. Ho visto qualcosa. Chissà cos'è andato oltre là. Una lepre. Una lepre. Guarda, pietra del conero. Cos'è, un bed breakfast? Adè chi d'onda su a camminare? D'onda su a camminare chi, dai? Io adè me le usa scoffia che chi non fila in aria. Non c'è più fratello vento. Fratello Vento, mai abbandonato. Ah, guarda un po', che strada anni 80 chi? Guarda un po', che strada. Una stradina. Chi, mi sono spurcato tutto, guarda che macello. Se può le scarpe di babbo. Ah. Chi cos'è? Uno spolverino anni 60 qui. Per togliere la polvere, sì. Chi è rimasto anni 80, anni 60? Come al solito un pacchetto da drogati. Guarda, il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno, guarda.
per terra. Prima ha spurcato se stesso e gli altri, ha infumacchiato con sta droga la gente e poi l'ha buttata per terra col pacchetto. E si pori alberi si è incontrati tra di loro. Avendo un collega qua su dovrebbe collegare. Io mi ricordo l'ultima volta che ci sono passato qui era nel 1996 con la Vespa Primavera per Gran Turismo a tre marce. Oh. E c'era, cos'è? Negli anni 80 qua c'era una casa di campagna dove ci stava un mago che ci andava a mi cugina, che dopo che è andata dal mago è caduta in una depressione che purtroppo è perpetua, perché chiunque va dal mago apre la porta all'inferno e dopo cade in depressione, cade nel disordine totale dell'anima. Quando uno se cade nel disordine dell'anima fa una finaccia, non fa una fine bella. Là pure un'altra casa che non è abbandonata, no, là c'è campene. È un bel posto qui per campare in mezzo a su boscaia, mi piace. Quando è che collega? Fa un po' vedere, mica mi ricordo più io bene. Do collega qua, oh. Ah, te quei campi che va i due ponti in due, che è morto d'incidente il mio vicino di casa, il mio amico Fabio. Vai due ponti, vedi là, adesso mi devo collegare con la strada laggiù ai due ponti. Vedi due collega questa, vado verso la parte dei sbarchi e c'è la strada da fare, però chi la bicicletta, dai, non mi posso lamentare, con la bicicletta fai prima, eh? Però non vado a recitare l'arma contro i demoni, dove? Chi ce lo vuole? Oh, c'è Fratello Vento qui. Fratello Vento, mi fai visita ancora? Grazie, che non so da solo. Io però devo riammagnare le banane perché non mi reggio più in piedi. Sono le 4 e 26 minuti. Mi è piaciuto mezzo a quel bosco, là. Mi è piaciuto. Ah. Guarda un po'. Tutto sul rumore, l'autostrada laggiù. Guarda un po'. Chi c'è? Nel Ciugia? Chi c'è? Nel Ciugia? No. Quello è Marroncino. Marroncino! Come ho detto, Nel Ciugia è andato via. Deve essere che ci avrà paura e timore del Nel Ciugia. A posto. Adesso allora vado giù tutto qui verso i due ponti, dove che c'è morto d'incidente col poro amico mio Fabio, con l'amico suo che ha voluto un daggio al mare. Fabio non voleva starsene a vedere i campionati nell'86, invece l'amico suo ha detto andiamo giù al mare, è andato giù e è morto, e l'amico suo si è salvato. Pensa un po', che fattaccio, un fattaccio brutto, eh. Guarda un po' il cavallo là, il cavallo mi sta a guardare a mezzo a su bosco, è lui, guarda l'è bello, che bel cavallo, mezzo al bosco, due cavalli, se danno compagnia, 3-4, e qui parte ne, mi sa, e guarda un po' le bellino, le begigio, è marrone, eh. Fa un po' vedere due che stava su mago lì, che ci andava mia cugina una volta negli ultimi anni 80, mi pare. Cos'è, una corda per impiccarsi lì? Una corda dell'impiccagione. Che bosco qua a mezzo, vedi, campi, boschi, vedi che bei posti che c'ho qui vicino casa mia, manco chi era 20 anni che non ci venivo più qui. 20 anni, oh. Adesso inizierò a fare qualche sperimentazione nei boschi. Guarda un po' sta casa abbandonata qui. Chi ci dovrei venire io a fare una sperimentazione qui dentro qui? Chi? Qui ci dovrei venire io. Oggi non sono equipaggiato. Tanto tutto sfondato, tutto rotto, guarda che roba, e nammi se che roba, tutto rotto, il camice, tutta sventrata sta casa,
Ah, chi ho? C'è il coso del cinghiale. Se pieni i cinghiali qua. Adesso devo fare sta salita a piedi. Guarda un po'. An vedi una casa abbandonata lì. Tutto un caso enorme, tutto abbandonato. Ora che enormità. Ce devo buccare. Io lì ce devo buccare. Questa casa. E qua che c'è qua in mezzo lì? Mezzo a suo bosco. È una miseria. Se va giù chi c'è questa casa? Allassù dove stava il coso lì, eh? Il, come si chiama? Il mago, eh? Comunque qua sto posto è meraviglioso, spettacolare, quanto mi piace sto posto, è uno spettacolo, un silenzio, si sente solo il rumore dell'autostrada, e na miseria, che bel posto qui. C'è un fosso, guarda, c'è un fosso qua giù tutto, è un campo. Oh, un'altra casa abbandonata qua, non ci si crede, non lo sapevo, guarda. Oh, nel 96 non c'era niente da abbandonato qua, ancora ci stava nella gente. E allora lo sai cosa ti dico? Mi conviene a fare le preghiere qui, a fare merenda qui, in questa grandissima casa qua abbandonata, mi pare, perlomeno mi pare a me. C'è tanto vento qua, lo sai perché laggiù non c'era fratello vento? Perché era in basso, c'erano gli alberi che coprivano. Guarda che, perché se c'era il cielo azzurro era uno spettacolo qua il panorama, eh? Oh, mi pare abbandonato pure qua. E una miseria. Pure qua, oh, c'è una sedia di fora. Ci hanno buttato la mondezza, va. Tutta mondezza, tutto abbandonato. Chissà di chi era. Sta casa pure. Che peccato. Tutto nell'abbandono. A lì cu c'è scritto lì. Cu c'è scritto un testo foglio. Fa un po' vede cu c'è. Attenzione. Sito di prelievo del cinghiale con carabina. Per ragioni di sicurezza, giorni festivi e ore festive, giorni compresi nel periodo 15 luglio 31 agosto. Allora ancora non li piene i cinghiali. Eh? Su mago, dov'è che lavorante? Sta casa chi? Guarda che roba, che macello! Una discarica ci hanno fatto! Vedi, proprietà privata. E di chi è questa proprietà qui? Tutto rotto, eh? Tutto rotto. Adesso vado giù verso casa, passando per i campi. Qua tutto rotto, guarda che roba. Due case abbandonate, chi lo sapeva? E nammi, guarda lì la mondezza! Guarda la mondezza, dove è che discarica la gente, oh! Lo butti lì il sacchetto, chi si è visto, si è visto. Qui ne frega la gente. Così ne frega. C'è un conta di lava. C'è una macchina in mezzo al campo. Eh? Ah, quanto stavo bene là. Laggiù, dietro sta casa, stavo bene un bel po'. Peccato che devo andare via. Se no, mi si fa notte, dopo non vedo più niente. Che delusione, guarda. Sempre le solite... Bisogna prendere sempre dei indirizzi e che non dovremmo mai prendere, che non vorremmo prendere. Sempre a fare qualcosa contro voglia. Che sfortuna. Come va sta vita, eh? Una vita che va a intraprendere delle strade non buone e non va bene. Però d'altronde cosa devi fare? Adesso per esempio io mi dovevo fermare giusto là dietro, là, te quella casa là dietro, per recitare Rosario. Non dovevo proseguire ancora avanti qua perché c'è un sacco di vento. Però dopo mi si fa notte, cosa devo fare? Laggiù era abbandonato, scialao. Da per me, tranquillo e beato in quel campo. Invece devo andare sempre a tribulare qua giù. Questo schifo di strada qua, piena di traffico. Schifosa, guarda che merda, eh? È meglio ritornare alle origini. Le origini quali sono? Strade di campagna,
strade che c'è i boschi a destra e a sinistra, lì dove mor tornà. Oh, chi c'è campa la gente, va? C'è campa. La mura si sta inclinata tutta, vedi? Tutta crepata. Chi ha voglia, chi questa de mura durerà ancora per molto, però una decina d'anni la ne fa no, sta mura qua. Allora, cosa vado incontro della giù? Qui c'è la giù? Qui c'è sarà la giù sotto? Cosa mi troverò la giù? C'è uno mezzo alla strada, cosa volete? Cosa urlate? Ah, va a buttare via una roba. Qua giù c'è campa la gente, c'è pure una fabbrica, pure. Che festa! Quello cosa fa? Spara, non spara, cosa fa? Vedi cosa fa, cosa sta facendo? Vabbè, mi do forza un po' in salita, vediamo un po' cosa combino. E datemi una spinta, datemi, fattoria, le terrazze, la fattoria. Che me dai, la farò andare su. Chi lo sa, nammi se com'è dura, oh. Com'è dura chi la salita? Cos'è? C'è un villo, c'è un villo chi? Le bella savilla! Guarda chi che roba, oh! Nammi se cos'è? Le terrazze, strada del Rosso Conero. Ah, c'è la villa del V! Apposta ne sapevate V! Guarda un po' che villo pure qua sopra, oh! Porca miseria, è bello! Oh. Gliela farò andare su sopra? Gliel'ho fatta, oh! Adesso tutta discesa. Qua c'è un cimitero, c'è. C'è il cimitero qua. Oh, non ne posso più. Nammiseo. Come mi son vecchiato. Come mi son vecchiato. Mi son vecchiato un bel po'. Non la fa più fa manco una salita a luci piccola, figurati tu. Come gli anni passano, i figli invecchiano, ma non sfiorirà la loro verità. Però più che i figli invecchiano, i genitori che invecchiano. Sono io che invecchio. Guarda un po' come va giù tutto qui. Oh, finalmente una discesa come si deve. Adesso va durante quella chiesa, va. Oh, vedi, ho trovato la chiesa. Fammi vedere, va, com'è le faccende qua. Oh, percorso cicloturistico. Infatti sto col ciclo. Cicloturistico. Ho la ciclo. Prima ero lassù sopra col campo. Mi pare di aver visto un ragazzo che mi faceva una fotografia. Ma parso, se non mi sbaglio. Guarda che macello, guarda lì i pacchetti di sigarette lì. Guarda i pacchetti di sigarette. Che drugati. Devo andare via, sennò dicene che è colpa mia. Che l'ho buttato io. E nammi se quanto scarichi ne sa gente. Che porchi. Allora, adesso mi fermo sta facciata di sta chiesa, che questa cos'è? In realtà è solo una, sì, una chiesola, sai, uno sgabuzzì. Ci hanno messo i fiorellini di recente. Recito il rosario qui, faccio una merendina, faccio sosta la suesta. Oh, per te ho fatto anche ho digerito. Oh Gesù, ti ringrazio, ti lodo e ti ringrazio di questa chiesa. Guarda un po', manca la campana. Qui ormai c'è una persona di buona volontà che porta i fiori finti.
questa canna la levo perché mi fa fastidio. Adesso mangio, adesso mangio per il corpo un attimo, perché voglio vedere se sto meglio. Metto un attimo uno spessore qua. Aspetta, Vieni a me, se viene giù qualche tu qua, viene giù qualche tu. Se senti. Un contadì. Un contadì viene giù col trattore. Almeno magno. Ecco, meu. Grazie Gesù di queste banane, di questa frutta gratis che ci hai donato. Che l'uomo ha messo tutto a pagamento e tocca andare a comprare tutto. Chissà se fa bene la banana per la digestione. Sicuramente farà bene. Però un amico mio quando andava a scuola alle elementari si è alzato su da un banco a un altro e ha vomitato il ringo e la banana. Gli è ribullì ante la bocca, le bolle ante la bocca, ha vomitato tutto. Il ringo e la banana ha vomitato, una chiazza di vomito così. Io mi sono andato a mettere sotto la scrivania, sotto la cattedra della maestra che mi veniva da rimettere pure a me. Allora, adesso mi ha salutato il contadino, io l'ho salutato, tanto cosa devo fare? Un saluto? È maleducazione un salutato. Adesso mi mangio pure sta banana qui, sperando che mi va bene. E che mi fa sta bene, e in più mi coso il liquido che c'è dentro. Se vomiti pure te, quando vai a mangiare il giorno dopo, se mangi qualcosa così, devi masticare molto bene, perché fa bene molto al masticare. Guarda, ora come mastico. Il cibo va girato e rigirato e masticato molto bene prima da metterlo ingerirlo. Prima da ingerirlo, lor signori. Un po' di liquido ce l'ha la banana, dai. È poco, ce l'ha più la mela che la banana, però due banane niente non è. Apposta, adesso mi metto a sede. Oh, mi slaccio la patuella. Mi slaccio la patuella e prima che mi si fa notte recito il rosario. Un rosario che mi ha regalato Riccardo per il mio compleanno. Grazie Riccardo, te ne sono molto grato. Per sto rosario. Guarda un po' che rosarietto. Dov'è che l'ho messo? L'ho messo qua. Eccolo. Guarda un po', c'è Gesù misericordioso. Vedi,
È sferica la scatoletta, segno di unità. Guarda, simbolo di una colomba, segno dello Spirito Santo che scende come una colomba, vedi? Guarda un po' che rosario che mi ha regalato. Guarda. Guarda, c'è Suor Faustina Covasca, oh. C'è Suor Faustina Covasca, guarda. E na miseria, non l'ho visto mai un rosario così. Che spettacolo. Allora, mi affido a te Gesù, confido in te per intercessione di Madre Maria. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore di doni, vieni luce di cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Oggi è il mistero del dolore, i misteri del dolore. Eccolo qui, Gesù è flagellato a morte, Gesù vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Oh Maria, vedi, mi sto liberando dai spiriti maligni, che escono fuori tramite lo sbadiglio, E ogni sbadio che faccio mi libero di uno spirito maligno, di una vessazione diabolica che sia, di un disturbo diabolico che mi è stato mandato e sto meglio. Vedi, come ho impugnato la corona del rosario, mi libero. Gesù vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Aspetta, l'agonia nel Getsemani. Guarda, nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia del Getsemani. Gesù prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio, guarda. Guarda un po', l'angelo è andato a dare conforto a Gesù, vedi? Per l'agonia che avrebbe passato nei misteri del dolore, pensa. Dal Vangelo secondo Luca, 22, 39, 44, uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi, ma anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro, pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo, Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo del cielo per confortarlo. Entrato nella lotta pregava più intensamente, il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Guarda, un angelo del cielo gli apparve e l'ha confortato, gli ha dato conforto a Gesù. Pensa, oh, mi fa venire da piagni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, nel secondo mistero del dolore si contempla Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Guarda. Dal Vangelo secondo Marco 15:12-15. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Questo cosa significa? Che Gesù non aveva fatto niente di male, eppure l'hanno crocifisso. E quello Barabba che ha ammazzato la gente, andava a rubare e ha fatto un macello di male, non l'hanno crocifisso, l'hanno liberato. È quello che vuole l'uomo adesso, ascoltando al demonio, libera il male e crocifigge il bene. E questo è un abominio, è una cosa bruttissima che sta facendo l'uomo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel terzo mistero del dolore si contempla Gesù viene coronato di spine, ingiustamente condannato alla crocifissione. Guarda che roba, oh! Gli ficcavano le canne in il cranio e gli hanno ficcato una corona di spine in il cervello, in la testa. Guarda che roba! E nammi se quant'erano posseduti del demonio sta gente che hanno fatto cucì a Gesù. È cosa che tuttora le persone sono possedute, fanno sempre del male. Dal Vangelo secondo Marco e secondo Luca, Marco 15, 16, 19, Luca 23, 27, 31. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo, salve re dei giudei, e gli percutevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostrarono davanti a lui. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Pensa che roba, cosa ha detto Gesù. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato, i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, alle colline, copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che verrà del legno secco? Che roba! Questa è una parola che chi è che vuole intende, intenda. Padre nostro che sei nei cieli, dice tutto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro Padre quotidiano. E rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Adesso nel quarto mistero del dolore si contempla la salita di Gesù al Calvario. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario.
aiutato da un uomo di Cirene, confortato dalla presenza di Maria. Dal Vangelo secondo Luca 23, 26, 27. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Para un po'. Vedi, il conforto di Madre Maria ci ha avuto. Comunque, qui Gesù è raffigurato senza un graffio, senza il sangue, senza niente, eppure era una maschera di sangue, era stato ridotto dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Guarda un po', è scappato il sole in te quel punto lì. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte di Gesù in croce. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione d'amore. Dal Vangelo secondo Giovanni 19, 25, 30. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e le accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo consegnò lo spirito. Dopo della morte è risorto dalla tomba, è risorto Gesù dalla morte, ha sconfitto la morte per noi. Grazie, lode e gloria a te, Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, Clemente Pia, Dolce Vergine Maria. Adesso le litanie lauretane. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempervergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Signore. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo.
Oddio, il tuo unico figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso, prima della benedizione, mi affido alla tua misericordia, Gesù, confido in te, e ti ringrazio di questo sole che esce fuori dalle tenebre chimiche che crea l'uomo tutti i giorni contro l'ecosistema, contro di se stesso. Guarda che roba, è il sole, E fra poco vado via, però prima la coroncina della Divina Misericordia, che ci ha donato Gesù, che è apparso a Suor Faustina Kowalska, guarda un po', che gli ha affidato il compito da propagare la devozione e la sua misericordia infinita. Affidiamoci alla sua misericordia ed otterremo la pace, la gioia, e la conversione, perché se noi non ci affidiamo alla misericordia di Gesù, potremo fare chissà tutte le cose del suo mondo, ma non otterremo mai la gioia, la pace e la tranquillità. Perché per ritrovare la tranquillità, la pace, la gioia, è solamente da affidarci a Gesù. Solo in Gesù potremo trovare la tranquillità, la pace del cuore e nel cuore nostro. Gesù, donaci la grazia da capirla sta faccenda qui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo delettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero.
per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, sempre, ovunque e per sempre. Amen. Adesso, prima della benedizione, affido tutte le mie pene, le mie agonie, le mie angosce, tutte le croci, tutte le cose brutte, anche le tue, a Gesù. Dicendo, Gesù, pensaci tu. Tutto quello che noi c'emo bisogno, mettemolo nelle mani di Gesù. Lui lo sa, invocamolo col cuore. Lui ci ascolta, siamo noi a non ascoltare Lui. Gesù, grazie, grazie, lode e gloria a te per sempre. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, al Dio Trino d'unico, sia gloria nei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre e al Figlio, allo Spirito Santo, al Dio Trino d'unico, sia gloria nei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, al Dio Trino d'unico, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, al Dio Trino d'unico, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, al Dio Trino d'unico, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, al Dio Trino d'unico, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Adesso la benedizione tua, Gesù, per intercessione di Madre Maria, di San Michele Arcangelo, scenda su di me e su di te, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Un bacio a Gesù. Gesù, sii nella mia mente, Gesù, sii nelle mie labbra, Gesù, sii nel mio cuore. Amen. Adesso parto, parto con la bicicletta verso casa, così mi sono un po' riposato. Mi laccio la patuella, se no vendo il V, che già c'è il V del rosso conero lassù, basta, no? Il V bianco non mi piace, c'è il solfiti.
Vendo il V. Ecco, mi chiudo la cerniera. Ecco qua. Adesso metto sta mondezza. E na miseria ste gambe, non me le muovo più. E le freddo qui. Com'è ne? Ora un po' là. C'è un po' grigio vomito di sera e rosciastro di sera. E come si dice? Merda il giorno dopo si spera. Però di solito si diceva rosso di sera, bel tempo si spera il giorno dopo. Però più che rosso cos'è? È grigio, color vomito. Guarda che roba. Ho vomitato mezza mastella di vileta lì, di rustraccio. Figurati stanotte. Mi auguro da non vomitare un altro po'. Dei misfatti, delle maledizioni che mi mandano le sette sataniche che mi fanno un sacco di rubacci. Oh Gesù, librami, guariscimi, proteggimi. Guariscimi Gesù, risanami, proteggimi da queste insidie diaboliche. Ora un po' chi? C'è una foto, un fotoritratto di una signora lì. Sarà... E la signora che ha voluto questa chiesa quando era viva, chissà, può essere pure. Vedi dove me lo metto sta rubaccia? Dopo la butto via ante un buzzico a castello. Un buzzichetto. Anche se non c'è più, però quelli comunali c'è. Allora ando passo qui. Passo un tel greppo. Passo un tessu greppo qua. Fa un po' vedi. E na miselo è freddo, sa se scie chimiche del cavolo. Guarda che schifo. Oh, fa un po' vedere, qui c'è un greppo qui, va giù tutto e non ci posso andare. Oppure vado giù qua alla vigna, qua per il campo vado giù, sì. Vado giù per il campo, va. Fa un po' vedere. Guarda un po', qua su c'è un villò, però c'è campene. La striscia lì, catena infrangente c'è. Vado giù qui, dai. Vado giù un tesso campo qui. Oh, dove è andato? Dove si è ficcato? Si è ficcato tutto lì su ramo. Con me, oh. A posto. Adesso vado giù qua, va, dai. Vado giù in mezzo al campo. Te col fabbricò laggiù. Che vi astimene dalla mattina alla sera, guarda un po' laggiù. Vedi tutto chi, oh? È il nuvolo delle rubacce. Vedi tutto qua. La sua in montagna è tutto libero, sa, oggi si scialava in montagna. Adesso tu ma chiamo una persona, me ce fa portare, a gratis, me ce porta. Guarda un po' la Madonnina, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte, amen. Vedi, in tele case una volta si prega il rosario. Adesso l'impregazione si prega. Adesso vado su per quei due ponti lì, prima che mi si fa notte fonda. Dopo te ripio a Fabio, l'amico mio che è morto lì, stessa strada. Un incidente bruttissimo. Oh, chi comunque vada, da giù per chi il campo. Gliela farò in testi zuppi di terra. No, non gli si fa. Lui se fa, adesso vado oltre per la strada, va. Se porre scarpe bianche di babbo diventa color merda. Adesso che vado a casa mi diventa color merda se scarpe. Mannaggia la miseria. Guarda che macello! Guarda che macello chi! Che casi! Che disastro! Una discarica, oh! Una discarica, io non vedo l'ora quando farà una pioggia particolare qui, fa 20 metri d'acqua, va giù tutto, li porta via tutte se fabbricacce dei demoni. Ecco, adesso vado giù, va. Più la rincorsa, più, gliela farò lassù, andare su tutto lì. Chissà, al limite calo giù. Cammino, la spegno, cammino. Io perché non c'ho i fanali. Invece Uri ha il giubbetto catar infrangente, non ce l'ho. C'ho solo sa striscia, niente di me, dai. Però difficile che me vede messa quella striscetta lì piccola.
Farà un po' che fabbrico immenso. Ci ho portato mille volte il curriculum, chi se l'hanno schiaffato tra mezzo le palline. Se l'hanno schiaffato il curriculum chi. Dai, va su, dai. E no, chi non la fa anda su, dai. Però non posso dire non la fa. Io devo dire la fa. Dopo se non la fa, non la fa. Dai, gliela devo fa. Io gliela fo. Gliela devo fa, andà su tutto. Guarda lì, oh ruffiani, liccaculi, te col capannò. Chi lavori eterni è chi? Mi riposo un po', però chi si ferma è perduto. Liccaculi! Tesse fabbriche! Liccate il culo ai padrò! E dopo quando meno ve l'aspettate ve manda via! Pezzi de porchi! Vedi con l'eterno riposo all'amico mio che è nato in cielo nell'86, mi pare 87. Ha detto, lo dico, lì c'è la data, c'è la tomba, c'è la lapide, c'è. Vai, corri di primo. Adesso vado a ripiare su. Fa un po' qui. Ora un po' che la lapide. Quanto camminano, chi vanno a 200 le macchine. Fabio, sarai sempre con noi, oh. 16887, guarda, i tempi d'oro. Fabio, vedi? Eterno riposo. Dona Fabio, Signore. Splendi a lui la luce perpetua. Riposi in pace, amen. Vedi Fabio? Oh Fabio, hai dato retta all'amico tuo? T'ha fatto portare ammazzate, eh? Per dare retta, per andare sul mare, te sei andato a ammazzare. Però deve essere che era il tempo suo. Dove andare in paradiso, a gioire la pace e l'amore per sempre con Gesù. Ciao Fabio, ci vediamo nell'aldilà. Ah, la farò io. Sì, dai, la devo fare. Gliela devo fare io. Vedi, praticamente lui veniva oltre a cura Vespa in due, andava veloce. In pratica una macchina veniva oltre, nel senso che vado io, superava un'altra macchina. Loro si è trovati questa macchina, un frontale, 48 metri di volo. Lui, io mi ricordo ancora che c'aveva le gengive, i denti, tutto per terra. Io stavo venendo giù con mia cugina Erika e al mare con mia sorella e mi ho visto Fabio i pezzi del corpo da tutte le parti che in questa strada, i pompieri avevano chiuso tutto, però in quel momento stavano arrivati i pompieri, hanno chiuso il tutto. Parò il treno, oh. Quello è gasolio, vedi? Non c'ha le prese di corrente. Non va a corrente. Mica fa bene respirare sta riaccia, eh. Ma che roba? Queste malattie continue. Ad è la peggio salita? Mi tocca, fra poco. Mi tocca fare la peggio salita
questa qua su. Tanto oggi me l'ho voluta, dai. Gliela devo fare a tutti i costi! Gliela devo fare! Perché assicurarci chi di sta famiglia chi? Le voci del mare? Questi? Se non mi sbaglio che dessa casa non c'avevano un fio che andava oltre con la moto a gran velocità, si è schiantato un col palo là, pure lì un incidente mortale. Purtroppo è andato in cielo dopo, quando si è schiantato lì è nato in cielo, è morto sulla terra ma è nato in cielo. Quindi se noi confidiamo in Gesù, ci affidiamo a Lui, quando il corpo muore qui sulla terra, andiamo in cielo, nasce in cielo, nel regno di Dio, nel regno dell'amore. Vedi, si è schiantato un tesso palo qui, guarda, vedi c'è i fiori. Basta, non ne posso più. Basta, adesso? Le gambe, povere gambe mia. Oh canneto, sei spostato dal vento, guarda lì, oh, come sei piegato dal vento. Adesso io qui vado, cammino un po' perché mi fa bene a camminare. Mezzo morto so. Tutta una lamentela. Te pensa cosa sono diventato, mentre le persone, vedi, lor signori camminene col culo a sé seduto in un sedile che scureggene, a volte faccio qualche diarrea a fischio dalle mutande e scolene in le mutande, ci fanno la striscia de sgummata de merda. Io sto qui a tribulà, anda su a piedi, guarda che roba, il fumo uccide, guarda, il fumo causa cancro nella gola, pensa un po' che roba, che macello, eppure tutto per terra, fumano in continuazione, vedi, a stora due S azzurro qui, due S ancora giorno, se non c'era sta roba. Oh, una settimanella fa circa, più o meno, poco di più, sono andato a sperimentare con la casa a mezzo a col buscaia lassù. Con la casa lassù. C'è sei andato a vedere col video lui? Ah no? Non mi frega. Guarda che bel campo, va. Lì ci ho ritrovato l'ombrello del 2011. Quando... Vabbè, non dico più niente, va, sennò dico sempre quelli. Guarda là, si era formato un laghetto naturale. Adesso io traverso qui. Ah. Ecco, tutti i culi seduti, oh. Tutti a sede in tesse macchine, vanno sempre bessa gente le macchine. A me solo mi va male la macchina. Solo a me che mi tocca andare in bicicletta. Agli altri va tutto bene. Chissà con me. Guarda un po'. Chissà come mai agli altri va sempre bene le faccende. Boh, cosa so io? Deve essere che deve andare così. Più se tribula, più croci se c'è in testa vita, e più se va prima in paradiso. Allora sono contento che c'è le croci. Però no che me le vado in cerca, perché se a me mi è stata regalata la macchina. Ma però mi hanno detto, guarda, sceglietela, vante un concessionario, trovetela una buona d'epoca con impianto metano, esente d'assicurazione e bollo, o perlomeno paghi una cazzata. Io ho detto, vabbè, ho trovato questa macchina, mi hanno detto, sì, vabbè, comprala. Con i quattrini di chi è che me l'ha regalata. Dopodiché cosa è successo? Che Cialdini è andato al cesso, ho trovato una fregatura che non finisce più in te col concessionario. Addirittura mi ha detto che c'avevo la garanzia di 6 mesi. Manco mezzo giorno. Un giorno dopo
E il giorno dopo già era ferma, bloccata, non camminava più. Manco mezza giornata di garanzia. Figurate tu che fregatura. Cucce voi fa, cucce voi. Guarda quell'uomo lì incazzato nero, guardava così. C'è incazzato perché dirà, cosa ci fa questo, sta la bicicletta? Oh, chi non ho capito mai cosa vendono chi, oh. Cosa venderanno chi sta gente? Oh, te vuoi fermare? Te se vuoi fermare su furgoni? Mi dice, monta su, carica la bicicletta, carichete su. Te coso la salita, no? Te la allevi, niente o niente. Però, per portare a termine la mia opera, bisogna che la fo tutto a camminare. Vabbè, la fo tutto a camminare. Poggio la videocamera in quest'altra ma. Ah! Oh! Eccomi qua. Vendita direttamente in fabbrica, vedi? Le cucine direttamente dalla fabbrica. Mica conviene dalle fabbriche, pare che conviene, non una volta convenia, quando era in lire, adesso in euro non conviene più. Pare che conviene, dalla fabbrica artigianale conviene, costa di meno. Se vai in negozio costa il doppio, invece costa meno del negozio con le fabbriche. Chissà come mai deve fa cucire questa gente. Mica questi, in tutte. Guarda, azienda agricola Compagnucci. Vendita verdura fresca. Allora, sta strada in bicicletta l'avevo fatta l'anno scorso d'estate quando faceva la bellezza dei 46 gradi. Ero morto proprio. Manco un goccio d'acqua mi sono preso per andare giù. Giù il mare sono venuto su, senza una goccia d'acqua. Ero al monumento, mi sono rinfrescato la testa che non ne potevo più. Sono arrivato al monumento, mi stava venendo infarto. E ho detto non la farò più quando è caldo. Ma quando era freddo, non è che ho detto non la farò più quando era freddo. Infatti adesso la sto a fare un'altra volta. Però non è come prima. Oh. Ogni registrazione, allora adesso ti spiego una faccenda. Ogni registrazione che fui io è sempre peggio. È sempre da male in peggio. Perché questo? Perché mi invecchio. Non so più buono di niente. E dopo, man mano il tempo passa, sfugge, mi deterioro. Se io chi passo un tel campo, no? Se io chi passo un tel campo, non è meglio. Non è meglio passare il campo qui. Cosa dici te? Invece di andare in questa stradaccia che fa schifo, mi casca giù le macchine addosso. Cosa dici? Vado su qui? Oppure di qua? Testa salita. E me che vado in tel campo io. Esci. Vado in tel campo, va. Dopo lì dove vado? Dove su tutto dopo. Guarda lì che pezzo di campo, che distesa di campo. È asciutta la terra, pensa un po'. È asciutta. Com'è possibile? E vabbè, tanto 3 ore di pioggia non è che ha fatto un granché. Guarda un po'. Che bel campo. Adè, però andare su in bicicletta è un problema. La spignola è un problema. Cucce voi fa. Dopo io non mi collego là. Vado là, c'è la selva, c'è la discesa dalla selva, vado oltre là. Evito tutta la salita, la curva delle macchine, contro macchine, evito tutto. Eccomi qua, guarda, sto a registrare così, tutto tremolante, quindi te voglio dire che le registrazioni mie è sempre peggiori. Vanno sempre peggiorando, sempre di più. Dopo ci può essere qualcosa con Italian Ghost, con qualcosa di registrazione buona, carina, decente, che può essere pure che piace. Però queste da solo ormai non consistono più a niente.
c'è niente da fare. Purtroppo qui va tutto in degrado. Invece i personaggi dei YouTube, no? Quelli che hanno iniziato quando ho iniziato io, vanno sempre meglio quelli, perché bestemmine in continuazione, e la gente li guarda, la gente è molto interessata, quella gente lì è interessata. Non mi sa che fatica, oh. Che fatica c'è andare su campo, tanto arriverò, no? A forza di andare su arrivo. Adè un po' fangoso per terra, guarda un po', prima era asciutto, adè fangoso, vedi indossoriato? Quanto pezzo ho fatto qui, va? Ho fatto poco, e il meno è fatto. Vado su, vediamo un po' dove andò rio, vediamo un po' dove porta sta strada, e poi non è una strada questa, questo è un campo. Quindi te voglio dire, sta registrazione qui, che praticamente è nulla, non serve a niente, però nello stesso tempo la motivazione qual è? È a farti vedere una giornata, una mezza giornata passata in mia compagnia, tutto lì, niente, non è. Potevi passare il tempo adesso che stai a passare a investire con me, lo potevi passare migliore, meglio. Come? Andando per esempio alla messa, prendendo i sacramenti, confessandoti, comunicandoti, andando alla celebrazione dell'Eucaristia. Questo sì che è tempo non buttato via, ma tempo investito per la salvezza. Oppure andavi all'ospizio a fare le opere di bene, a fare un sorriso a un vecchietto, a una vecchietta. Porca miseria, qualche tribolazione. Mi sono andato in cerca la tribolazione. Basta, dai. Che insofferenza. Tanto non c'è niente da fare. Quando abbiamo un cadavere di corpo in terra, e io ho un corpo che ormai è morto, è morto, sta aspettando solo il trapasso da questa vita alla vita eterna, quindi non agisce bene agli impulsi. Pensa, se chi c'era la neve che due onda giù col bobbe per venire su, ci voleva un tappeto elettronico, andava su, andavo giù, mi scutulavo, e poi andavo su con un tappeto mobile, gustava. Invece così uno come me piano infarto, te saresti contento e contento se mi piano infarto adesso, hermano? Tanto chi mi viene a piante su campo, chi mi vede? Il contadino fra 3-4 mesi quando coltiva. Ma tra 3-4 mesi sarò polvere. Un cranio, trovene. Un teschio. Sa la scuffia di mamma chi? Così me trovene. Un teschio. Io perché ho a mio figlio, perché sennò se il Padre Eterno mi piava adè per portarmi nel cielo, ero contento, perché in questo inferno non è che mi piace tanto qui questa vita. Ora che inferno, va, invece di essere tutto azzurro il cielo color vomito, senza che roba. Tanto che cos'è che devo fare? Devo
nella vita mia mi è fermato solamente da creare una situazione buona a mio figlio, da e come posso dire, da trovare una soluzione migliore per la sua vita, per migliorare la sua situazione. Ovviamente prima devo migliorare la mia, dopo la sua. Campo per mio figlio io, eh? Tanto che devo fare in questa vita chiesa ormai? Mi affido a Gesù. Gesù, tu sai la via che devo intraprendere per la vita mia. Lodarti e ringraziarti sempre, ogni minuto, ogni momento, e cercare in tutti i modi possibili da fatte amare anche da mio figlio e da tutta la gente che mi segue. Vedi la casa di campagna qui? Cos'è, abbandonata, eh? Non c'è campani ciò. Oh! Chi si fa sempre più dura la salita, eh? Ma dopo c'è la meta. Quando la salita è dura, molto dura, che poi arriviamo alla meta, è bello, eh? Perché una volta arrivati alla meta, gioimo ed esultiamo. Gesù, confido in te, Gesù, io amo te. Gesù, confido in te, Gesù, io amo te. La la, la 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 la, la la la, la 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 la. Chi c'è? C'è uno steccato? Non si può traversare, non si può traversare, oh. Come farò? Vedi quanta stellita ho fatto? Se sta pure a fa notte. Non si può andare su tutto qui. Devo andare su tutto. Allora è tutto un cavolo, che ho fatto tutta sta salita. Eh? È tutto un cavolo che ho fatto sta salita, eh. Me vuoi dire? Vedi, dai, magari. Magari. Gesù, io amo te. Dudde un da. Non da oltre tutto qui. Senti che puzza de fognatura. Vabbè, monto su in questa bici. Vabbè, voglio vedere, va, come farò ad andare oltre là. Devo andare oltre là, chi in mezzo qui? Devo passare qui in mezzo. Ma guarda un po', come sono andato a tribolare oggi. Troverò un pozzo qui, apposta puzza, c'è la fogna lì? C'è la fogna. Senti che puzza, oh. C'è sto tubo qui che è sbrigato de fogna. No! Yeah. Che macello che sono andato a combinare oggi. Si aprirà adesso con la staccionata là. Io! Ah! Adè, aprirò là. Qui arriva un trattore, andare a casa, mi carico la bicicletta ante la pala e il bobcat, oppure col mostro lì. Vedi, guarda io. Che apertura che in te la terra che hanno fatto per costruire queste catapecchie.
Che merda, che merda. Ah. A posto, sono a posto qui, la melma me se porta via. Me se porta via la melma, guarda. Che macello qui. Sto proprio messo per le feste. Oh mostro, non hai schiacciato la terra qui. C'è tutta melma. Guarda che roba. Dai, si aprirà questo affare chi. Si apre chi. Cuddighi. Sì, dai. Pusta. Pusta, io dico. Oh. Allora, chi non si apre nemmeno. Oh. Divieto di sosta e nammi se mi sono fatto un macello in queste scarpe, ho combinato i guai. Cappato una fogna, un macello, tutto per evitare la salita, che mica l'ho evitata, eh. Ce n'è un'altra po' di salita qua, vedi, guarda, per evitare la salita non ho evitato niente, mi sono spurcato tutto e fatta finita. L'hotel i cucini, vedi? È lui lì. Oh, ma qualcosa ho scurciato, dai. Qualcosa ho scurciato. Sfuriato i cucini qui. Vabbè, quando vado a casa mi devo pulire le scarpe. C'ho da fare un bel po'. Mi devo lavare tutto. Sono zuppo proprio. Un caldo non te dico. Ah. Ecco qua. Chi c'è scritto mai come voi? Sicuramente mai come me. Nisciu ce fa così. Nisciu arpia da Castello a Giolmare e poi viene su. Viene su tutto in un campo. Chi ce fa, Nisciu? Oh, chi non passo più che io. Oh, una Renault 5 anni, fine anni 80, guarda, introvabile. Oh, la faranno i nostri eroi. Andavo oltre. Ecco il case, prepara per Baià. Ecco, gliela fo, dai. Gliela fo, dai. Ah. Sente come vai, ah, vai a quello, guarda. Vai a quello. Se lo magna, se lo magna. Ah, ha finito. Ancora baia, baia. Alle beggigio. E non mi se, me se magna. Col ca. Questi arrabbiti perché stanno dentro 2 metri quadrati del recinto e baiano tutto un continuo. Non è che consumano le energie camminando, facendo tante camminate. Ca che ne pisce, ne magna tutto lì, se incazzene. Sì, così può ricà. Andate su a scorreggiante i sessedili, eh? O diavoli, andate a casa a scorreggiante i sessedili. Ah. Vedi, tutto a portata di mano, un cambio, un sedile per scureggiare e un motore per camminare. Fatta finita. Però la puzza me la respiro tutta io. Queste macchinacce. Dopo i malocchi, le magie, le fatture, le maledizioni, tutte io me le pio. Perché sono invidiato, capito? In bicicletta sono invidiato. Che schifo. Che creature de merda. Va. Dai, va su tutto, va su. Certo che veramente l'uomo è diventato ingrato contro tutto e tutti. E una miseria.
Che roba. Tutti abbindolati in una società contro Dio. Che merda. Guarda un po' Castelfidardo, va. Ma te chi? Il meno è fatto, eh. Adesso devo fare una salita qui che non finisce più. Qua c'è un villò sempre chiuso. Una salita che non mi finisce più, adesso devo fare. C'è le pompe funebri qua. Adesso su, mi metto dentro una cassa da morto e faccio prima. Le pompe funebri. Se scegli il legno della cassa. Ecco. È una miseria. Vado su, va. Vado su tutto. Sa la bicicletta tutta zozza. Un bordello. Vedi, dopo un po' stufa le registrazioni lunghe. Sempre quelle, dico. Però così non ti perdi i momenti che può succedere qualcosa. Quando meno me l'aspetto succede sempre qualcosa. Allora uno è curioso, non si fa i cavoli su, è giusto pure che guarda. Però dopo un po' stufa pure a me, figurati tu. È grave. Eccolo il buzzico. Lo butto qui, guarda. Un buzzico comunale. Metto qui la rubaccia, va. Una. Due. C'ho un altro affare. Tre. A posto. Fante cavallo e re. Lì dopo il giorno, durante la giornata, viene la vasca del porter dei comunali che svuota i cestì. Oppure la nettezza urbana. Non so chi è che viene. Ancora ambiente, cosa so? L'incazzato quello. Io non lo so perché la gente deve essere incazzata su me. Cosa io ora ho fatto a sti delinquenti assassini? Cosa io ora ho fatto a sta gentaccia? Canali automobili Dompé. Un po'? Quello un co vende, oh. Pensa un po' di quant'è che vende. La concessionaria Lucia Antica, piccola, ha retto sempre. Quell'altra ha chiuso, fallito, controfallito, ha cambiato mille cesti, oh. Invece lui sempre lì, oh. Perché c'ha la passione delle macchine. Antonio. Questo c'è da fare un museo d'arte. Antò. Tutte perfette le tiene le macchine, le pulisce tutti i giorni, lucide al massimo. Io qui da Lucio ho comprato una Fiat Regata 70, la mia prima macchina, quando avevo 17 anni, faticavo, me l'ho comprata. Poi ci ho comprato una tipo del 90, degli anni 90, una tipo bianca eccezionale. Adè taglio qua, va, taglio un testa strada qua. Se no non finisco più. Chi c'è? Velledo. No, Memè. È il figlio di Velledo, vedi? C'è la coppa lì. Chi vende i computer? Informatica. Adesso vado oltre qua, va. Sei là fuori. Oh. Ecco, eccomi qua. Vado all'oscurità, qua scurato. Io mi ricordo Marco Sbaffo, un amico mio, quando scura vado a casa. E invece adesso non l'ho visto più, tocca andare su chi l'ha visto. I genitori ogni tanto li vado a trovare contenti, però lui proprio non l'ho visto più. C'ha tre figli, è andato chissà dove, non si sa che fine ha fatto. Proprio tocca andare proprio su chi l'ha visto. Guarda un po' lassù, c'è le luci la zona delle fornaci.
Vedi, quello ballava da per lui, sentiva l'auricolare, ballava, controballava. Adesso stasera mi gusta vedere quello lì del Diluvio Universale, che c'è un film nuovo che c'ha Jonathan, però da Jonathan non ci so potuto andare perché tanto dormiva. So che dormiva, ci andava a fare a disturbarlo. Suonavo da Luca oggi. Domani, se babbo mi presta un attimo l'ape, vado da Jonathan. Così più col film lo vedo e sto contento. Adesso più un attimo la rincorsa, perché sennò non finisce più. La rincorsa non finisce più, non chissà se la farò. Se la farò andare su, la farò andare su la salita, non chissà. Oh, ciao, ciao. E la farò io andare su la salita? E na miseria, è dura, oh, è dura. Non riesce a fare, oh, la miseria. La macchina ante un greppo. La macchina ante un greppo, va. E na miseria. Eccomi che non la fa più andare su. È venuto un laci. La macchina c'è appena scarpata, una miseria, che incidente. Speriamo che non si è fatti niente. E una miseria, non me l'aspettavo, eh. La polizia, i vigili, contro vigili, è andato giù per il greppo la macchina, perché sicuramente si è trovata ante una strettoia, due a scegliere. O giù per il greppo oppure è andata a sbattere a fare un frontale, ha scelto giù per il greppo. Io pure avrei scelto giù per il greppo. Però dopo cosa ti ritrovi? In albero e fai un frontale lo stesso. Allora, adesso io vado su qui, va, che siccome è divieto, no, qui c'è un ca che me se magna, vado su da quest'altra parte. È andato giù tutto con la macchina, pensa, e chi se l'aspettava? Mi ha salutato uno, manco so chi è, però io l'ho salutato, come segno di rispetto bisogna salutare tutti. Erano 2 euro prima laggiù sotto, ti rendi conto quanta strada ho fatto oggi? Manco mi rendo conto io. Adesso quando arrivo a casa che sono sfinito del bagno mi rendo conto, voglia. Adesso vado su in questa salita qui, oh. Che qua su sopra c'è una casa che uno si è buttato di sotto dal terzo piano. Si è ammazzato. Dopo è venuta l'eliambulanza, l'anno scorso l'ha portato via. Il corpo si smuovea come le lucertole quando tagli la coda. Si smuovono tutti. Povero quercio, guarda, guarda sta quercia. Le Begigio questo cane, guarda. Povigigio. Sempre da solo, purino. Povero cagnolino. Io sono contrario a tenere i ca di un recinto di casa che non si fa mai le coccole, a Nisciù. Nisciù le fa le coccole, purini. Culo hanno preso a fa, per farlo tribulà. Da per lui a soffrire la malinconia, compri una cagna, no? Così monta, così trapana, almeno si diverte un po', no? Col poro cada per lui, pusta che noi poli comprare una cagna, già che ne ha fatto 12, farne 13, no? Lo fanno tribulare, lui a soffrire la malinconia, poro cagnoli. Io so del parere che se uno c'ha una casa di campagna con una terra, un pezzo di terra vasto, che c'ha il recinto, e il calo puoi tenere. Ma se tu c'hai un appartamentino oppure una catapecchia come quella, non cosa lo tieni a fare un capo, e fallo tribulà. Sarà che ho le idee contrarie a tutti. Solo io ragiono così, mi sa. Toh, per te, adesso ho digerito. Alla salute di quella ragazzetta che è andata su a te. Macchine nuove. Dove pirrà tutti quei quadri di quella macchina? Costa 25.000 euro. Quella 500 scrimensita, quella scatola del lucido. Costa 50 milioni di lire. Chi è cascato giù quello? Si è buttato giù alla mattina alle 10? Si è ammazzato. E una miseria. Che morti. Che morti inutili. Che schifo di morti. Ora questa Abarth. Ora sta scatola di lucido qui 20.000 euro. Anche 23, 24. Dimo 25. Una capsula turbo che costa tantissimo. Ecco l'ospedale. Un padre nostro per tutti i malati a lunga decenza. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Quei pora gente lì, è più morti che vivi. E la farò io a casa io, sì, udì. O mi piano infarto del crepo, c'ho l'ospedale chi? E l'ubitorio pure chi? E più, poco più su c'ho la casa del commiato, stupendi gli ubitori. Ce n'è due d'ubitori qua, non mi basta. Basta, avanza. Arde i zombie lì, quei pori morti lì. Però poveri noi, non tanto quelli morti, quelli morti e morti andati nel cielo e nell'altra vita. Chi è che i poveri veramente siamo noi? A tribula chi? Però bisogna a portare avanti la baracca, Bisogna perseverare fino alla fine per essere salvati. Arrivare alla meta. Oh, ecco. Mi stavo per andare a sbattere contro una macchina. Bisogna a sopportare le croci, portare la croce verso la meta del traguardo. Il traguardo è il paradiso. Fare del tutto per conferire il bene a noi e agli altri. Se questo mi faceva attaccarmi dietro la mondezza, sa quanto era meglio? Andavo su tutto. Quanto sarebbe bello a vivere nella pace, nell'amore, nella gioia. Quanto sarebbe facile a volerci bene tutti quanti, invece del suo mondo di ruina, distruzione totale, schifo totale. Dai, che il meno è fatto! Il meno è fatto! Aspetta, fatemi passare lor signori! Lor signori, con quelle macchine lì, come avranno fatto a comprare queste macchine? 70-80 mila euro di macchine? Io manco un tei sogni! Però il bello mio è che non invidio, e questa è una dote particolare che ce l'hanno in pochi. La non invidia è una cosa bella, uno non invidia, è bello a non invidia, è perché a invidiare è una cosa brutta, l'invidia è un abominio. Vedi, vedi, le donne oggi vogliono un ca. Così se lo montene e se le montene senza problemi, così non viene ne tradite. Cucce poi fa, de si ca. Ogni famiglia du tre ca. Pensa un po' quanti quattrici avranno sta gente per mantenere i ca. Come faranno, non lo so, a truai quattri. Povero me. Povero me. Ma un po' oggi sarà nulla sta produzione, però sto arrivando verso la meta, Sto arrivando a casa. Eccomi qui. Sto qui la casa del mio e compagno di scuola, Andrea, che è diventato un frate, un monaco e un prete, mi aiuta tutti, prega dalla mattina alla sera, notte e giorno, sta festa, mi aiuta Lucì, mi aiuta tutti. Ed è qua, dai, un'altra piccola salitella e poi è fatta finita. E nammi se che tribolazione. Che tribolazione. Dai, Matteo, che è finito per oggi.
Eccola la rotatoria, che è un casichi, è un macello sta rotatoria qui. Dai, vado c'ho tutto. A un po' a tramonto, rosso di sera, bel tempo si spera, guarda. Lassù, guarda. Ah, eccomi qui. Eccomi qui. È fatta, finita. La discesa della figuretta. Stefano e Johnny, i miei compagni di scuola qui che ci giocavo. I primi amici in assoluto della vita mia qui. Stefano e Johnny. A Stefano lo chiamavo così, Stefanappio, un bel cornà, piu. Dopo Johnny, non lo so, non mi ricordo più che soprannome io ho messo a Johnny. Eccomi qua, sono quasi arrivato a casa, le giro qui, mentre tutti scappano fuori dai forni crematori, delle fabbriche, vi astimene come i dannati. Namiseo, l'impregazione tutt'una, guarda lì le modifiche a tutta andata, si muturì, senti che modifica, oh. Per fare i bulli, per fare i pacconi, per il trombaggio, per il montaggio mette nelle modifiche, così le donne e vanno oltre de corsa per il trombaggio, tutti i pacconi, tutti superiori, insuperbi, vanagloria, superbia verso l'altro, tutti vogliono superare l'altro. Non ci rendiamo conto nisciù dell'amore di Gesù, quanto c'ha amore verso di noi, che si è sacrificato per noi. Guarda che roba lassù, oh. Lassù le montagne è tutto bello, tutto limpido. Solo chi la nuvola del diavolo, cioè per far sta male alla gente. Ah, ecco chi, Castelfidardo. Ho finito, sto terminando questa produzione video, Ah, eccomi qua, le due torri gemelle del castello. È finito? E anche questa opera è giunta al termine. Ciao, Gesù ci benedica tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eccomi che io, il bagno. Questo da lavà, tutto da lavà. È una miseria. Tanto mi sono sporcato tutto, vedi, non serve. Andai in giro, alla fine ci si sporca tutti. Ecco qua. Questa è la striscia, quella qui. Senti le vibra. Eccola, guarda, la striscia. La felpa. Alla rovescio. Jeans. Me levo il jeans. Metto quello dei colori. A posto. Questa la metto a lavaggio. La cinta no. Adesso pulisco le scarpe. Oh, guarda che roba, va. Che macello. Anzi, dai. Non è proprio il massimo. Però puzza. Puzza. Vedi?
A posto. A posto. Vedi, dai, meglio di prima sempre, guarda. Anzi, anzi. Una è venuta bene. Quest'altra è un macello, questa è un macello proprio. Guarda lì. Però è anche vero che se uno vuole sperimentare bisogna che pulisce, sistema, non puoi portare a casa un grasciaro e non pulire. Guarda che roba, ho color vomito. Adesso più questo, vedi? L'acqua ripulisce, oh. Senza acqua non potremo fare niente, tutto va acqua, tutto. Senza acqua l'uomo è morto. Guarda un po', guarda un po' che bella.